Benvenute, benvenute tutte quante, grazie di far parte di questa masterclass, di aver partecipato. Io sono Nadia, per chi non mi conoscesse, sono la cofondatrice di Lunaria Institute, che è un istituto di educazione ed evoluzione particolarmente dedicato alla donna, ma con interessi che vanno anche oltre. La ricerca parte a partire dall'esperienza personale mia, Nadia, e della mia socia cofondatrice Giselle. Per quanto riguarda la masterclass di oggi, che è la prima masterclass del 2020 e non l'ultima, però sono la prima di una lunga serie, sì, ecco, io sarei, diciamo, l'esperta delle Yoni Eggs, tra virgolette. Benvenute, benvenute, vedo tanti volti nuovi, ma anche tanti volti non nuovi. Allora, entriamo subito nel merito. Visto che abbiamo solo un'ora e io ho un sacco di cose da dire, eccomi. Giselle, mi confermi che si vede lo schermo? Ok. Benvenute. Benvenute tutte quante a questa masterclass di questa ora insieme, dove cercherò di darvi un sunto, un succo utile per iniziare a contattare questo mondo, che è il mondo dei minerali applicati alla salute e al benessere femminile. E faremo anche qualcosina di pratico, tempo permettendo. Per chi già mi conosce, sa che io parlo, faccio vedere cose, intanto vi chiedo di fare altre cose, è tutto un po' interattivo. Visto che siamo in tante e ci sono persone che vanno e che vengono, se ci sono delle domande, dei dubbi, delle richieste, vi invito a metterle nella chat box di Zoom in questo momento, da adesso in poi. Poi lasciamo una finestra di 5-10 minuti alla fine per le domande, 10 facciamo minuti. Però intanto, per qualunque cosa, siete benvenute a utilizzare la chat. Grazie. Io faccio questa call da Auroville, che è una comunità internazionale nel sud-est dell'India. C'è un uccello molto tipico che sta cantando adesso. Spero non vi dia fastidio. Anzi, che sia da ispirazione. Allora, in questa masterclass cercheremo di vedere un attimo quali sono le basi di questo lavoro, di cosa si tratta. Immagino che molte delle partecipanti già sappiano di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di uova minerali, quindi di pietre semipreziose, pietre dure, minerali, cristalli, che si usano in vagina. Ora, da dove viene questa parola Yoni Egg? È un ibrido New Age che, se ci pensiamo un po', è abbastanza banale, potrebbe chiamarsi in un altro modo. Cioè, c'è stata la persona che l'ha lanciato nel marketing recentemente, negli ultimi 10 anni, direi non più di 10 anni, secondo me, ha fatto un mix tra il sanscrito e l'inglese. Yoni, in sanscrito, è una parola che indica l'ambito della vulva e della vagina. È un portale sacro ed è la sorgente della vita, quindi non è solo un luogo anatomico. Egg è inglese, vuol dire uovo, quindi uovo vaginale o uovo che entra nella vulva, in altre parole. È tornato molto di moda questo sistema, questa scienza, quest'arte, proprio perché si sono riscoperti tutti i benefici della cristalloterapia. E il bisogno della donna di contattare il suo pavimento pelvico, da un lato per questioni di riabilitazione, per cui in caso di traumi o percorsi di stress o percorsi di recupero da eventi, riti di passaggio come il parto, ma anche incidenti o questioni legate agli ormoni, alla menopausa. In tante si sono accorte che c'è bisogno di contattare il pavimento pelvico femminile, riabilitarlo, dargli forza, dargli potere e consapevolezza. Ma perché ritornate nel mercato? Beh, perché ci sono sempre state, anzi possiamo dire, in particolare nell'ambito della Cina antica,
nell'antica corte dell'imperatore giallo, dell'imperatore di Giada, quindi imperatore cinese. La moglie dell'imperatore o le concubine dell'imperatore erano note per queste pratiche taoiste, quindi che vengono dal mondo del taoismo, dove uno dei supporti che utilizzavano erano queste uova di Giada. La Giada era la pietra utilizzata in quel contesto storico e geografico. Andiamo un attimo avanti. Una volta che sappiamo la storia, ci interessa però sapere, cioè, perché dobbiamo infilarci un uovo di cristallo in vagina, per quale ragione potremmo anche non farlo, non, la vita va avanti lo stesso. Ma questa perché mi propone questa cosa? Beh, perché il canale vaginale è un canale incredibile. Cioè, se pensiamo che è un canale che dà la vita, che dà il piacere, che prende, che dà, che toglie, è la fonte dell'energia primaria, già solo questo ci fa andare su di giri. A livello anche anatomico e fisiologico, come vedete da questa immagine, si trova in un punto davvero cruciale. Nel bacino femminile, no? Nella zona pelvica, è in mezzo a una serie di organi, di muscolature che fanno parte di quello che si chiama il pavimento pelvico, il perineo profondo femminile. Stiamo parlando appunto della vescica in relazione alla vagina e del retto in relazione alla vagina. Quindi vescica, retto e vagina le chiameremo le tre sorelle. Perché lavorano insieme, nascono insieme, si muovono insieme, ognuna determina il benessere dell'altra, e la vagina è proprio in mezzo, è in mezzo alle tre sorelle. È quindi molto influenzata da questi altri due organi, tessuti muscolari, e a sua volta influenza queste due aree del corpo. Quante volte abbiamo questioni mestruali legate alla costipazione o alla diarrea o incontinenza? Legata appunto a a un periodo di riabilitazione del pavimento pelvico postpartum, piuttosto che legato da un trauma o da una questione psicologica, tante volte. Quindi la uretra, la vagina e il retto sono alla base del tronco, di tutta la parte toracica, addominale, e collaborano insieme per il supporto di questa parte del corpo, non solo della pancia, del ventre, della parte bassa della schiena, ma di tutto quello che c'è sopra. Quindi molto importante, una vagina inconsapevole, incapace di muoversi liberamente, di chiudersi, di aprirsi e di sostenere quello che c'è sopra, è una vagina che non può essere di sostegno, non lo sarà, e avrà magari anche dei problemi e genererà dei problemi a catena in tutto quello che c'è sopra di lei, l'utero, la cervice, l'utero e tutta la zona del sistema digestivo. Digerente, torace e via dicendo. Per cui molto molto importante è la base. Ora, questa immagine e questo titolo spero vi faccia un po' riflettere, perché è facile dire ah, è importante, è così e cos'ha, e disconnettere dal corpo fisico queste cose. In questa immagine vedete una sezione del pavimento pelvico profondo, del perineo, e degli sfinteri, quindi dell'apertura uretrale, dell'apertura vaginale e dell'apertura anale del retto, che finisce in ano. E poi vedete tutto quello che c'è sopra, come insieme si abbracciano in un unico cordone quasi, no? Prima sono separate e poi vanno tutte insieme, e insieme sono a loro volta inviluppate in ulteriori strati di muscolatura. Ma quanto ne siamo consapevoli lo possiamo vedere subito, anche con un pratico esercizio. Quindi vi invito, dove siete, a chiudere gli occhi per un momento, fare un respiro profondo, un altro respiro profondo dove inspiriamo dal naso, espiriamo dalla bocca e i prossimi respiri li connettiamo a quello che sentiamo nella zona del perineo, della muscolatura alla base e della vagina. Quindi inspiriamo e proviamo a stringere, a chiudere. Espiriamo, rilassiamo, apriamo. Inspiriamo, stringiamo.
Espiriamo e apriamo. Un esercizio molto semplice per vedere quanto siamo connessi o disconnessi da questa zona del nostro corpo è appunto questa intenzione di connetterlo al respiro e provare a chiudere e a rilassare, aprire. Ora, per poter andare dentro, andare nella vagina, iniziare a lavorare con le uova, con le yoni eggs, con un oggetto che inseriamo dentro in profondità, dobbiamo essere perlomeno in contatto con la superficie, essere a posto con la superficie. Io so che ogni volta che tocco questo tema, da un lato sveglio tutta l'attenzione alla rivoluzione femminista, femminile, pro donna, pro femmine, e per il superamento delle differenze e per il diritto all'erotismo, all'orgasmo, a tutto questo. Dall'altro, però, vado a toccare anche lo scheletro nell'armadio, cioè tutto quell'apparato di abusi, traumi, dolori, invasioni del territorio femminile, del corpo femminile, che si manifestano nella muscolatura, cioè nella percezione del nostro corpo, nel come stiamo, nel cosa sentiamo e cosa non sentiamo, perché a volte questa parte del corpo è congelata proprio a causa dei traumi che abbiamo vissuto e se non abbiamo ancora contattato quei traumi vissuti, può essere che facciamo fatica a sentire. Questo non significa che non saremo mai in grado di sentire, ma anzi, ci sono grandi possibilità. E tutto questo è parte di questa possibilità. Per chi mi chiede se sarà registrato, sì, la registrazione è già in corso. Andiamo avanti. Quindi superficie, ecco sì, questa immagine io la trovo deliziosa perché fa vedere gli strati della superficie. Anche la superficie non è una sola dimensione, già c'è uno strato superficiale che è la pelle, che a sua volta ha tutti i suoi stratini, finché non arriviamo al muscolo, e vedete tutta una, i peletti fuori, e tutta una distribuzione delle aperture che abbiamo nel nostro meraviglioso pavimento pellico. Questo grande sotto è l'ano, questa è la coda, il coccige. In mezzo abbiamo l'apertura vaginale, sposto questo, ok. L'apertura vaginale, questo buchino, dov'è? No, questo qua, questa è l'apertura uretrale, cioè da dove esce la pipì. Ok. Per cui questo sarà il portale di accesso del nostro uovo. Andando avanti, in questa slide potete vedere che quando sei pronta per la profondità, cioè quando sei pronta per lavorare sull'interno, quindi non sei solo nel quello che c'è fuori, ma sei anche nel sentire quello che c'è dentro, allora ti connetti con il canale vaginale della cervice e nell'utero. Proviamo a farlo insieme, vediamo cosa succede. Ripetiamo questa semplicissima azione di chiudere con l'inspirazione e aprire con la ispirazione. Ora, aprire non vuol dire niente di che, può essere rilassare, può essere spalancare. Tra il rilassare e lo spalancare ci sono milioni di variabili e ognuna le traduce a modo suo, per cui non c'è un giusto o uno sbagliato. Il proprio corpo poi lo traduce nel modo giusto per sé, per cui non pensate, ah no, ma lo faccio male, non lo faccio bene. No, fidati di quello che succede. Va bene così. Proviamo a inspirare, chiudere l'apertura vaginale, chiudere la vagina, chiudere tutto, arrivare fino all'utero, contrarre tutto quanto. E poi con una ispirazione apro, rilasso, utero, ventre, vagina, vulva, tutto si apre. Inspiro, chiudo, tiro su, stringo. Espiro, apro, rilasso, espando. Ancora una volta, ognuna con il proprio tempo. E lascio andare. Ora sta a voi verificare ora se questa
azione è riuscita ad andare fino alla parte profonda della pelvi, quindi non solo a livello dell'apertura vaginale, ma anche nel canale. E se c'è andata, com'è stato? È stato facile, difficile, piacevole, spiacevole? Sono arrivata addirittura all'utero? Come? Allora, qua a sinistra della slide vedete che io consiglio di connettere con il canale vaginale, la cervice e l'utero e proprio come preparazione all'uso delle uova, iniziare a esplorare la respirazione associata all'apertura, alla chiusura, al muovere, allo spingere, al contrarre e a tutti gli altri tipi di azione che il movimento pelvico può dare. Ora abbiamo fatto chiudo e apro. Proviamo a fare lo spingi. Spingi, spingi come se dovessi fare la cacca e la pipì insieme. In realtà non stai facendo né la cacca né la pipì perché stai spingendo quello che c'è in mezzo, la cacca e la pipì, che è il canale vaginale. Prova a spingere lì in mezzo. All'inizio spingiamo tutto perché non riusciamo a differenziare. Però con l'affinamento si dice, sì, della tecnica diventa facile, soprattutto poi quando si usa l'uovo, perché l'uovo va preso e anche espulso. La profondità qui, ci dice questa slide, è ricca e complessa. Abbiamo varie sezioni nel nostro canale vaginale. Questa immagine ci mostra come possiamo lavorare più verso l'esterno, nella superficie, più verso la cervice uterina che si trova qui, o proprio in prossimità della cervice uterina. Quindi vi invito a esplorare questa zona di voi. E potrete esplorarle ancora meglio quando avrete l'uovo, perché l'uovo in sé ci permette di andare dentro questi livelli e da un lato possiamo utilizzarlo con una semplice quiete, stasi, cioè nel metterlo dentro, starci, sentire cosa succede, respirare, meditare e poi espellerlo. Oppure, in un altro modo, in un altro momento o anche nello stesso momento, possiamo provare a fare del lavoro di attivazione del pavimento pelvico, di movimento, un lavoro dinamico, un lavoro che include appunto l'attivazione della muscolatura vaginale perineale, il movimento su e giù, la contrazione, il fatto di tirare verso l'alto, spingere verso il basso, muovere dentro. Ecco, tutto questo si può esplorare con il tempo. In questa slide qua, esatto, qui c'è scritto di cominciare a portare la consapevolezza giornaliera, cioè il muovere, il respirare, il fare lo posso integrare nella pratica che io già faccio giornalmente, se ho una pratica, che sia yoga, che sia qigong, che sia respiro, movimento, o anche niente, inizio con questo. Poi, piano piano, posso integrare l'uso dell'uovo, magari non subito tutti i giorni, ma appunto magari con una meditazione per una settimana al mese, o magari per 10 minuti al giorno, per un periodo limitato in cui esploro tutte queste possibilità di azione. Qualunque modalità io scelga per utilizzare le Yoni Apps, che sia una modalità statica, quindi meditativa, riflessiva, o che sia una modalità dinamica, dove ho del movimento, del bacino, dove includo magari anche il movimento del resto del corpo, movimenti per esempio a carpone, a quattro zampe si possono fare tante cose, da sdraiate, con le gambe piegate, i piedi per terra, anche lì si può esplorare molto bene il movimento come inizio. In entrambi i casi ci sono degli effetti che sono incredibili ed è per questo che siamo qua a fare questa masterclass, a raccontarvi e a introdurre questo argomento a sempre più donne ci chiedono, sempre più donne hanno il beneficio di scoprirne cambiamenti che possono succedere dopo che si inizia a praticare. Ora, gli effetti sono sia fisici, dove abbiamo appunto tutto un lavoro sul pavimento pelvico che si rinforza, diventa più forte, più elastico, più in grado di controllare, ma sono anche energetici perché stiamo parlando di cristalloterapia, poi andremo nei dettagli dei minerali.
Ora, c'è un ambito del corpo-mente femminile che è imprescindibile, che è l'ambito psichico. E ogni volta che il corpo femminile si trova ad affrontare questioni che muovono l'energia dentro il corpo, ci sono degli effetti psichici. Ci sono degli effetti psichici proprio 10 su 10, anche se non li senti, anche se non sei consapevole. Proprio per questa natura femminile, che è quella della ciclicità ormonale, che è quella complessità di articolazione psicofisica, dove il fisico e lo psichico sono sempre interrelati. L'ultimo, ma non per questo meno importante, effetto e beneficio è quello erotico, perché chiaramente se porti l'attenzione al centro del piacere, ne diventi consapevole e ne diventi più in controllo, gli effetti sulla percezione del piacere, dell'orgasmo, del benessere a livello vaginale, non solo clitorideo, ma anche più interno, è forte, è grande. Vedete qui c'è un'immaginina con un ovetto scuro che entra nella vagina e si ferma proprio a metà tra la cervice e l'apertura sotto. Questa slide mi fa morire perché è presa da una vignetta che è fatta da un'artista carinissima che mi ha dipinto tutta una serie di vignette durante l'intervento che ho fatto al convegno delle donne appassionate nel 2020, un convegno molto carino a cura di Gabriella Catania. E lei si faceva tutti gli appunti durante la mia sessione in vignette, poi me le ha mandate. E qui fa vedere proprio che c'è l'uovo, come si inserisce, come si usa. Si inserisce con la punta verso il basso, non con la punta verso l'alto, per cui se qui abbiamo la vagina, sopra dove c'è la mia mano, l'uovo va così. Non così. Anche perché così è più facile spingerlo fuori. E poi l'antico taoismo, l'ambito da cui viene l'uovo di Giada, insegna così. Poi la dimensione può variare. Questa è una dimensione media, medio-piccola, non è tanto grande, però non è microscopica. Più è piccolo l'uovo, più è difficile cominciare a praticare, perché quando la vagina è insensibile, non è in grado di, oppure è poco sensibile o è poco consapevole, poco in grado di controllare l'inserzione, il movimento, fa fatica quando è piccolo, ci si perde fondamentalmente. Se invece è più grande, è più facile, e poi mano a mano che cresco con la pratica posso diminuire la dimensione dell'uovo e aumentare la pratica, la consapevolezza. È una simbologia pazzesca quella dell'uovo, c'è in tutte le culture del mondo e in tutti gli animali, in forme diverse, è l'origine, è il seme della creatività, per cui dà un enorme potenziale a ogni forma di dedica che vogliamo fare a questa pratica. Possiamo dedicare la pratica a un tema specifico, può essere un tema di guarigione, un tema di evoluzione, un tema di libertà, ognuno al suo. Per cui lo mettiamo dentro in questo modo, come illustrato, e lo espelliamo come le galline fanno l'uovo, cioè accovacciate, spingiamo. Ora, visto che vanno molto di moda e si vede di tutto nel mondo del marketing, io sconsiglio le uova forate, per cominciare soprattutto, perché danno l'idea che l'uovo si espella tirandolo fuori, che è una cosa che non mi piace per niente, che non fa bene al pavimento pelvico femminile, e che disempowera, disimpotera, come si dice in italiano, la nostra capacità muscolare di prendere e dare consapevolmente. Ora, siamo in grado di prendere, siamo anche in grado di dare, di espellere, di far uscire quello che non serve, sia a livello fisico che metaforico. Quindi se imparo a farlo con l'uovo, riesco a farlo anche nelle relazioni. Non prendo, 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 prendo indiscriminatamente, senza pausa, no. Faccio andare via quello che non mi serve. Quindi una volta che è finita la pratica, esce e si spinge, spingi. Lo spingere è una delle azioni primordiali del pavimento pelvico femminile. E è uno spingere e non spingere, perché come durante il parto, in realtà si tratta di un rilascio più che di una spinta, anche nella pratica delle Yoni Egg è un'apertura consapevole e una spinta relativa. Questa immagine dà uno spunto di comprensione di come
la pratica delle yoni egg in realtà non è solo ristretta alla zona vaginale, non è circoscritta solo a questo ambito. Il taoismo, che è l'antica arte energetica di tipo cinese, e il tantrismo, che invece è legato all'ambito indiano, offrono tante forme di esercizi, pratiche, meditazioni, respirazioni, movimenti che includono in maniera profonda l'uso del pavimento pelvico. La differenziazione per la donna è importante, cioè è importante fare questo tipo di pratiche, integrarle, ma applicarle al corpo femminile, applicarle al fatto che c'è una vagina e che è molto importante e che è il centro della radice, per cui ha un senso. Quando si vedono immagini come questa, dove sono illustrate, su tutti i punti, sono illustrate dell'orbita microcosmica, che secondo il taoismo va intorno ai due canali principali del corpo, comprendiamo che il pavimento pelvico femminile è l'inizio, femminile o maschile, quello che è, però la vagina, essendo al centro del pavimento pelvico femminile, è la radice di questo scambio energetico. Ora, come si traduce questa immagine nella pratica? Il respiro è un ottimo veicolo per comprenderlo. Proviamo a farlo insieme, sia da sedute che da sdraiate. Se vi sdraiate, vi invito a chiudere, a tenere le gambe piegate, quindi con i piedi per terra. Se invece siete sedute, potete stare sia sedute con la schiena contro una superficie che invece al centro dello spazio. Vi invito a chiudere gli occhi e connettere con la respirazione, di nuovo, con l'inspirazione e l'espirazione. L'inspirazione e l'espirazione. Prossimi cicli di respiro, ora li direzioniamo. Immaginiamo che la inspirazione nasca nel bacino e cresca lungo la colonna vertebrale, quindi lungo la coda, l'osso sacro, le vertebre. Inspira su, su, fino al collo, il retro della testa e la sommità del capo. A quel punto, arrivate alla cima della testa, non ci resta che scendere, espirando, sul davanti, attraverso la fronte, gli occhi, il naso, la bocca, la gola, il cuore, il ventre, e giù di nuovo al bacino. E inspirando, risale lungo la colonna, inspira, sale, sale, sale. Quando arrivi alla sommità del capo, espira, discendi frontalmente. E mentre discendi frontalmente, consapevolmente inizia a chiudere la vagina. Chiudi, chiudi, chiudi finché l'espirazione non è scesa completamente. E se è completamente vuota con la vagina chiusa, a quel punto dai spazio all'energia di muoversi verso la coda e una nuova inspirazione comincia. Rilassa la vagina e inspira verso l'alto. Arriva alla sommità del capo e poi espira verso il basso, sulla parte frontale del tronco, discendi, chiudendo la vagina, scendi, scendi, scendi in profondità, quando sei in profondità rilascia, lascia che l'energia fluisca alla coda, al coccige, per poi ricominciare a inspirare verso l'alto, lungo la colonna, fino alla testa. Segui il tuo ritmo, non seguire necessariamente l'ordine delle mie parole, però rimani dentro questo ciclo, questa ellisse, questo cercolo, un'orbita, dove la chiave, la radice, l'inizio e la fine sono nel basso ventre, nel pavimento pelvico, nella vagina, nell'utero, quello che c'è sopra l'utero, nel ventre. Inspira con la vagina rilassata ora, arriva in alto ed espirando discendi contraendo la vagina.
Quindi è il contrario di quello che abbiamo fatto prima. Quando arrivo al limite dell'espirazione e sono completamente vuota, rilascio, l'energia si muove verso il dietro, verso la coda, e risale inspirando su, 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 per poi discendere giù completamente. Chiudo la vagina mentre espiro. E poi quando sono completamente vuota la riapro, permetto all'energia di fluire dietro e di nuovo inspiro. Ripeti ancora qualche ciclo per provare a appunto essere consapevole della. Di questa dinamica. E lascia andare. Lascia andare, respira naturalmente e osserva cosa ti è successo, come stai, cosa senti nel corpo. A livello fisico, vibratorio, sottile, psichico, emozionale, qualunque cosa tu senta, prendi un momento per registrare che effetto ti ha fatto respirare in questo modo, coinvolgendo la vagina, coinvolgendo l'orbita microcosmica. È importante ogni volta che approcciamo la vagina, approcciamo l'uso dell'energia e dei minerali. Prendersi il tempo per osservare gli effetti, prendersi il tempo per analizzare come sto e non stare nel fare e basta, ma anche soprattutto nell'essere, nell'essere consapevole di quello che c'è. Questo è un tipo di pratica che si approfondisce in maniera sostanziale con l'uso delle uova, ma anche separatamente, per cui vi invito a esplorarla anche a casa. E voglio andare avanti con gli argomenti che ho preparato per oggi perché ce ne sono tanti e so che in tante mi chiedono sempre: ma quali minerali? Mi hanno regalato un uovo così, ho comprato un uovo così, ma va bene, non va bene? Perché? Quali sono quelli che consigli? E allora ho fatto un elenco di quelli su cui posso mettere la mano sul fuoco che non ci sono problemi, cioè che il sistema vaginale accetta con amore, con piacere. E sono questi nell'elenco, quindi il quarzo bianco, il quarzo rosa, l'avventurina verde, la corniola, l'ametista, l'ossidiana, che sia nera o dorata, sempre una pietra nera lavica, e la giada nefrite, molto difficile da trovare, molto più cara delle altre. Mentre tutte le altre sei sono più facili, più disponibili a livello planetario. Non sono in via di estinzione. Perché consiglio questi minerali? Beh, da un lato perché sono quelli che mi sono stati consigliati dai miei maestri, dalla mia maestra, dal mio maestro che sto seguendo rispettivamente questo argomento che ho seguito negli anni. Dall'altro per esperienza personale, per quello che ho provato su di me, che posso consigliare. E poi perché ci sono delle evidenze che dimostrano che ogni volta che le pietre sono delle pietre porose, delle pietre tipo il lapislazzuli, per darvi un'idea, o crisocolla, turchese, pietre grezze, porose, ci sono dei problemi di infezioni batteriche. Nel senso che queste pietre, avendo tanti buchini dentro, non essendo uniformi e dure come queste altre nell'elenco, danno la possibilità al fluido vaginale di inserirsi in questi interstizi durante la pratica, l'inserzione, che durante non è un problema, e quando poi viene rimosso l'uovo e tenuto all'aria, tenuto fuori dalla vagina, che si caricano battericamente perché fermentano dentro. E poi la prossima volta che lo infilo dentro, di nuovo offro la possibilità al mio sistema di infiammarsi, avere delle infezioni, soprattutto se ho la tendenza ad avere candidosi o cistiti o pruriti, infezioni vaginali di vario tipo. Queste altre pietre non hanno questa caratteristica, quindi non trattengono,
e sono tendenzialmente buone per tutte. Poi ognuno sceglie a seconda del proprio bisogno, del proprio sentire, ma anche delle proprietà che hanno questi minerali. C'è una pratica che facciamo per purificarla, che è quelle, purificarle, che è quella di metterle a bagno in acqua e sale. Sto rispondendo piano piano alle domande mentre le vedo, però poi avrete una sessione ad hoc se non le vedo tutte. Acqua e sale, e si tengono tutta la notte sotto la luce della luna, che è un ottimo vettore di luce rinfrescante per il sistema vaginale, che deve rimanere fresco, non si deve surriscaldare. Per cui acqua e sale, evitiamo sapone, alcol, detergenti, no, non fanno bene né alla pietra né alla vagina, quindi acqua e sale è la cosa migliore. Nel caso in cui ci sia una situazione particolare, da un lato di particolare tendenza alle infezioni, dall'altro di ipersensibilità e crollo del sistema immunitario, posso aggiungere in diluizione del tea tree oil, Malaleuca officinalis, nell'olio di cocco o in un olio rinfrescante, tipo l'olio di girasole. Però questo solo se ho una questione, perché se non ce l'ho brucia tantissimo e fa male. Quindi evitiamo, meglio di no. Acqua e sale. Dopo la pratica si può sciacquare con acqua normale e tenere chiuso in un sacchettino che lo tiene al riparo dalla polvere, dalle sporcizie, dal tocco di qualcun altro, ed essere riutilizzato così com'è. L'olio di sé è un pochino antibatterico e ricordiamoci anche che la vagina non è un esserino inerme, poverina la vagina, no, la vagina poverina no, non si può sentire. La vagina è molto più intelligente e capace di autopulirsi di tutte le altre parti del nostro organismo, per cui ha un muco, un fluido interno che espelle, fa uscire fuori ogni forma di attacco esterno. È già di per sé autopulente, per cui non diventiamo maniache su quanto deve essere pulito, soprattutto adesso ai tempi del Covid, ci spraiamo dentro le detergenti, no, per favore. È autopulente, non le succede niente, anzi, si rinforza se entra qualcosa di diverso dal nulla, soprattutto se non stiamo avendo rapporti sessuali per un po' di tempo e la vagina è rimasta dimenticata per un pochettino. È importante tenerla allenata. È vero che è un territorio interno, però è anche un territorio esterno, è come la bocca. Cosa facciamo? Non mangiamo niente per paura di prenderci batteri? No, allo stesso modo la vagina non è che non prende niente per paura di ammalarsi. Si può pulire, si autopulisce, lei è più intelligente della bocca, non serve che laviamo i denti nella vagina. L'acqua e sale in che proporzione? Ma se fai una vasca di acqua, una vasca così, una ciotolona, un pugno di sale, una ciotolina, un cucchiaio di sale, un cucchiaino di sale, non ne serve tantissimo. Poi andremo nei dettagli anche dopo, però volevo andare un attimo avanti. Ecco, quando non usiamo le Yoni Eggs? Tre momenti importanti. Allora, uno è legato agli stati infiammatori acuti, perché prima ho detto sì, se ci sono delle questioni potete mettere un goccio di tea tree oil nell'olio e bere l'uovo e inserirlo in vagina. Sì e no, nel senso che dipende dallo stato infiammatorio in cui ti trovi. Se è uno stato acuto, con prurito, dolore, secrezioni verdi, gialle, blu, non so il colore, no. Non, è meglio non usarla, è meglio prima guarire in altra modalità, magari con dei decotti, dei prodotti antibatterici e antifungini, antinfiammatori, e poi utilizzare l'uovo in un secondo momento. Se invece è un po' cronicizzata, leggera, o sta passando, gli voglio dare un aiutino, allora sì. Ma non negli stati acuti, attenzione. Gli altri due casi sono casi in cui si trovano molte persone, mestruazioni soprattutto se avete tra i 15 e i 50 anni, una volta al mese ci sono e vanno rispettate, per cui non mettiamo un tappo alle mestruazioni, da un lato perché vogliamo lasciar fluire il flusso, il famoso apanavayu, secondo la Ayurveda, l'aria discendente, cioè il vento che trasporta tutto quello che deve uscire giù. Dall'altro, perché è un momento in cui siamo più sensibili dal punto di vista immunitario e non vogliamo ancora fare dei processi di inserzione, guarigione, attivazione, è troppo.
dall'altro perché la mestruazione in sé è già un momento orgasmico, è già un momento di guarigione profonda, è un momento di contatto con la donna saggia interiore. E per chi non vive queste tre cose che ho detto, vi invito a contattarci, a entrare dentro la famiglia di Lunaria Institute perché è uno dei fulcri del nostro lavoro, rivoluzionare il punto di vista mestruale, renderlo bellissimo contro la narrativa a cui siamo state abituate fino adesso. E la gravidanza è un altro momento in cui non si usano. Perché mi direte? Beh, da un lato perché cioè, è già pieno lì, pieno, l'utero è pieno, mettere dentro l'altra roba non è il caso proprio a livello fisico. Energetico. L'uovo abbiamo detto che ha un effetto energetico, psichico, erotico, fisico. È troppa roba. Cioè, se fosse solo erotico andrebbe bene. Cioè, se state, un conto è fare del sesso erotico, sessuale. Un conto è avviare un processo di guarigione transpersonale, transgenerazionale, perché è quello che è. Con dei cristalli, è troppo e la gravidanza non è il momento in cui si fanno questi processi perché si è molto sensibili, si è responsabili per le vite di due esseri, non per la vita di un essere soltanto. Quindi lo facciamo dopo. Dopo la gravidanza, favoloso perché c'è il recupero del pavimento pelvico che ve lo chiede, soprattutto se avete ricevuto dei traumi come l'episiotomia o vi siete strappate a livello perineale. Dopo, meraviglioso, non subito dopo, facciamo passare 40 giorni canonici almeno. Che si chiudano se ci sono punti di sutura, eccetera. Però in generale, postpartum che non dura un mese, ma per Lunaria Institute dura 5 anni, cioè sempre dopo che sia un bambino, sia in postpartum praticamente. Va benissimo perché ci riattiva, ci rinforza, ci erroticizza, ci riconnette all'energia sessuale, ci riconnette al potere, ci riconnette alla forza, tutto questo. Non c'è bisogno del tappetino, non serve niente, serve solo l'uovo. Serve solo l'uovo che è lo strumento principale e questa pratica si può fare ovunque, sdraiate, sedute, in piedi. Cominciamo di solito da sdraiate, con le gambe piegate, poi proviamo a farlo da sedute, poi proviamo a integrare altri movimenti come movimenti carponi o nella pratica di determinati asana di yoga anche o di movimenti di qigong, di tai chi. Dicevo, servono solo gli yoni eggs, però no, non è vero, non servono solo le uova, serve anche la volontà, la voglia. Io vedo che con tutte le pazienti, le clienti che ho avuto nel tempo, alcune si appassionano tantissimo e ne fanno la propria pratica. Cioè diventa, wow, questa cosa mi ha cambiato la vita, voglio condividerla con le altre donne, voglio diventare molto più brava a controllare, a conoscere, a sapere come mi funzionano. Altre donne invece fanno fatica perché è una pratica che richiede voglia di guarire, di uscire da una dinamica di vittima, dove ci siamo messe, ci siamo incastrate o ci hanno messe e noi abbiamo autorizzato questo esserci dentro la vittimizzazione. Serve questa volontà di uscirne. E poi serve anche voglia di amarsi, voglia di contattare questa parte che è sempre dimenticata. Ostracizzata, oppressa, repressa, censurata. Amore, amore fondamentalmente. I benefici, ne ho già introdotti, però è importante che li rielenchi anche qua perché non avete idea di cosa stiamo parlando, cioè i benefici sono incredibili, incredibili. E da un lato abbiamo appunto subito, ma proprio immediatamente il lavoro della consapevolezza, cioè inizio a sapere, a conoscere che c'è una parte del mio corpo che mi chiede attenzione. E mentre io sto parlando, io vi invito a farlo, a sentirlo, a essere nella vagina, a provare a muoverla, a fare dei movimenti circolari con la pelvi, a muovere, basculare il bacino avanti e indietro, provare a chiudere, aprire, basculando, muovendo. Stateci, contattate la sta vagina, contattiamo il pavimento pelvico, contattiamo tutta questa parte di noi perché ci porta poi a essere interessate ad avere un maggiore controllo muscolare, che non serve solo se abbiamo fatto dei bambini e abbiamo problemi di incontinenza o se abbiamo 75 anni e ci hanno fatto il terrorismo del prolasso uterino. No, serve a tutte, dai 0, magari no 0, dai 15
da quando si hanno le mestruazioni alla fine della vita, è sempre utile contattare questa parte di noi. È la sorgente della vita, è il luogo da cui proveniamo, è il luogo dove tutti torniamo. Non è incredibile, è potentissimo, simbolicamente, energeticamente e fisicamente. E allora, consapevolezza muscolare, maggiore controllo muscolare, un sacco di benefici, potrò tenere la pipì come mi pare, piace. E avere anche un orgasmo, come mi pare piace, perché inizio a uccidere tutte quelle interferenze mentali che mi distolgono dalla consapevolezza. E inizio a sentire e sapere quando la vagina si apre e si chiude, perché? Perché vuole o non vuole quel determinato rapporto e come lo vuole. Te lo dice, se la sai ascoltare, se non la sai ascoltare, no. L'uovo ti insegna ad ascoltarla, a sentirla più consapevolmente. I benefici non sono solo a livello erotico e muscolare, ma si traducono anche in tematiche come quelle mestruali, ormonali, tematiche di guarigione da malattie vere e proprie, come l'ovaio policistico, l'endometriosi, l'essere prone alle infezioni, avere una storia legata al cancro, legata ad altri tipi di malattie dell'apparato genitale femminile o del corpo in generale. È inutile che inizi l'elenco qua perché sarebbe lunghissimo, però abbiamo tantissimi casi di persone che sono addirittura guarite dall'endometriosi con la pratica dell'uovo associata a un pacchetto, un pool di pratiche lunaria, quindi anche un'attenzione alla dieta, all'erboristica, al lavoro interiore. Però l'uovo fa sempre parte del nostro pool, del pacchetto di guarigione. Ed è incredibile perché stiamo parlando di malattie che vengono curate malamente, grossolanamente e violentemente nelle donne, una donna su 10, dopo 10 anni per farsela diagnosticare, perché quella è la media, e con casi di donne che subiscono costanti interventi chirurgici, rimozione di parti di organi, molto invasivo come questione. L'uovo come minerale, lavora a livello sottile, ma il sottile si traduce in grossolano, quindi lavora sulle cellule, dà delle indicazioni alle cellule che magari sono cariche di memorie, di traumi da guarire, questo è il grosso. Per cui il supporto all'autoguarigione è multilaterale, non è solo vaginale, ma tutte le cellule del corpo, tutti i processi di autoguarigione, che siano fisici, psichici, abbiamo talmente tanta esperienza di guarigione in questo ambito che ci dispiace che tante donne ancora non lo conoscano. E vorremmo appunto appellarci alle persone che stanno guardando questo video per diffondere questo benessere, diffondere questo che non deve essere un privilegio. Smettiamola di pensare che sia un privilegio naive, snob, di nicchia. No, deve diventare una cosa normale, come una cosa normale una volta non era indossare una minigonna e poi è diventata una cosa normale negli anni 70. Come, non lo so, poter avere un lavoro, poter votare, allo stesso modo avere la libertà di contattare la propria vagina, di guarirla, di curarla, di erotizzarla, è normale, niente di più normale che ci sia. È chiaro che questa è una masterclass, è un'introduzione, cioè una classe, una panoramica di cosa stiamo facendo. In un'ora non possiamo dare tutto quello che sappiamo e soprattutto in un contesto come quello del corpo femminile, che è un contesto che ha dei tempi lenti, dei tempi ciclici, dei tempi lunari, stagionali, dove ciclo dopo ciclo l'utero, la vagina, la psiche, gli ormoni apprendono qualcosa, guariscono le proprie ferite, ci vuole tempo. Tempo anche per studiare, per cui se volete approfondire una bella occasione che ci sarà fra poco, è proprio quella della nostra formazione sulle Yoni Eggs, che sarà a fine mese, per cui manca poco, dal 28 al 31 gennaio, interamente online, con la possibilità di interagire, di praticare, molto più pratica rispetto a questa masterclass che è un'introduzione. Diamo anche la possibilità di acquistare le egg per chi ne ha bisogno. Se volete saperne di più, contattateci via email. Però, ora che mancano esattamente 10 minuti, io aprirei alle domande. Vediamo cosa mi avete scritto.
Domande, avanti tutte. Se ci sono domande che non sono state poste, siete benvenute a scrivere. Partiamo dall'inizio. Allora, ci mandate questa dispensa, allora stiamo registrando, quindi tutto questo sarà condiviso. Le proprietà dei singoli cristalli. Allora, le proprietà dei singoli cristalli sono una parte del sistema, del programma didattico, della formazione, dove si entra nei dettagli. Però per darvi una panoramica generale, intanto vi invito ad aprire la nostra pagina Instagram, dove trovate una meravigliosa serie di vignette fatte da questa ragazza che è Arianna Ruffinengo. Quarzo bianco. Faccio una carrellata proprio ignorante, veloce, perché in realtà c'è molto di più da dire e per quello vi invito alla formazione. Quarzo bianco, energia pura, alta, antenati, cosmo, quindi si lavora su eredità, quello da cui proveniamo e dove andiamo. Quindi molto ampio. Integrazione di tutti i colori, il bianco. Nessun colore, tutti i colori, quindi tutti i colori chiari, tutti i colori scuri, il mondo maschile, il mondo femminile, la madre, il padre, vengono integrati e guariti con il bianco. Il rosa, come anche il verde, lavorano sul tema dell'amore, del cuore. Mentre il rosa è proprio un amore di quelli cuore che nutre la vagina, il bianco, scusate, il verde è avventurina verde, anche la giada in questo, è un lavoro di amore self-love. Cioè autoamore, accettazione di sé, accettazione delle proprie ferite, guarigione delle ferite, quindi anche infanzia e maturità sul futuro. Se ci sono delle questioni vaginali, di infezioni, problemi di secchezza vaginale cronica, l'avventurina verde è quella più consigliata. Il rosso, corniola. Colore solare, colore marziale, quindi maschile, lavora sul maschile, sul rapporto col nostro maschile, l'accettazione del nostro maschile, sia tradotto negli uomini, cioè nelle relazioni che ho con gli uomini, che nel mio maschile, la mia integrità. Il maschile qui lo possiamo tradurre come il fuoco che ci protegge, i nostri limiti. Se siamo state invase, abusate, la corniola è un ottimo mezzo. Però questa invasione non deve essere per forza uno stupro, può anche essere una gravidanza e un parto, perché è un'invasione anche quella, un essere che entra nel tuo corpo, dall'alto, dal basso, non si sa bene da dove entra, però è una sorta di invasione. Per tante donne la corniola in postpartum è ottima perché restituisce la creazione del confine del proprio corpo e la separazione poi nel corso del tempo della crescita del bambino, dal bambino stesso che arriva ad avere una sua identità. L'ametista, questa che ho anche qua con me, l'ametista è un cristallo celestiale, è un cristallo che va verso l'alto, quindi se voglio onorare una sessualità in maniera divina, sacra, l'ametista mi aiuta a elevarmi, anche a uscire dai blocchi che non mi permettono di vedere tutto questo dall'alto, ma quando sono bloccata nella vita è molto utile. Rimangono le ossidiane, nere o dorate. Le dorate sono quelle con qualche striatura, qualche sprizzo di d'oro, ma sono nere anche loro, sono pietre laviche. Sono pietre laviche, dunque, sono pietre che vengono dalla profondità della terra, pietre che lavorano sul profondo, su cosa c'è veramente in profondità, nell'oscuro, in quello che c'è di più di scuro in assoluto dentro di me. Quindi anche il contattare l'oscurità interna, farla venire fuori, ce l'abbiamo tutte. Però intanto non la vogliamo vedere perché fa paura. L'ossidiana ce la fa venire fuori. E anche lei, cioè questo tipo di oscurità, a volte non vogliamo vederla e allora diventa una malattia, diventa un polipo, diventa un fibroma, diventa una ciste, diventa il papillomavirus e un whatever, tante altre cose. Questo per dare proprio un'idea generale. Come possono essere pulite le pietre? Ho già detto. Dopo il parto, Miki, assolutamente sì. Passati canonici 40 giorni, a meno che non hai ancora punti che devono guarire, se hai avuto episiotomia o altre questioni, vai subito. Se
Se c'è stato un cesareo, puoi andare subito dopo i 40 giorni, senza aspettare che la cicatrice esterna guarisca completamente. Oli, se usate il tea tree oil, state attente, una goccia è tantissimo, va diluita, mi raccomando. Su dove si acquistano, vi manderemo un'email con delle informazioni, se volete far parte della nostra, del nostro ambito, diciamo, della nostra produzione familiare. Perché la maggior parte dei siti non sono né sicuri né certificati né etici, come dice qualcuno. Collegate qua, qualcuno chiede quali proprietà dei singoli cristalli sono collegate all'energia della Ioni. Anche questo è un tema di formazione, cioè è molto approfondita questa domanda, perché la vagina è un canale grande e ha dei livelli. Questi livelli, a livello grossolano, li possiamo dividere in tre. Quello più esterno, quello centrale e quello più interno. Ma se vogliamo proprio andare dentro a sviscerare le pratiche tantriche, le pratiche taoiste, ci possono essere sette livelli, come i sette chakra nell'organismo. E questi sette livelli hanno sette energie, hanno sette colori e hanno associazioni con minerali diversi. Ora, ho fatto prima una panoramica generale sulle proprietà dei minerali associate alla guarigione, ma ci sono molti altri sistemi. Per esempio, il sistema della medicina tradizionale cinese anche dà a ogni colore un organo da guarire e una funzione. Un esempio è il verde legato alla guarigione o del fegato o del cuore, perché il pericardio rinfresca il rosso del cuore, o rinfrescamento appunto del fegato che è intossicato. Ora, qual è l'emozione legata all'aggravamento del fegato? La rabbia, la frustrazione. Quante di noi? È per questo che io dico che il verde è quello che va per la maggiore, perché la frustrazione è un grande tema nel femminile, un grande tema nell'aggravamento generale del fegato. Per cui le pietre verdi andranno bene per questa funzione, a differenza magari delle pietre di colore più scuro, tipo le ossidiane, che lavorano sulle paure, l'oscurità. Le paure, guarda caso, sono quelle che, secondo la medicina tradizionale cinese, aggravano i reni. E il nero è legato, il colore è legato ai reni. Per cui, se vi interessa questo ambito, c'è anche questo tipo di analisi. Quanto vanno tenute le Yoni Eggs in vagina? Nella slide dicevo che se non avete mai praticato, inizio a praticarne gradualmente. Magari 10 minuti la prima volta, 20 minuti. Oppure la prima volta solo la metto dentro e la spingo fuori. È già, oddio, cosa ho fatto? Che storia incredibile! Non so se avete, chi è già qua presente, il ricordo della prima volta che avete messo l'uovo nella vagina, quell'esperienza, tipo mi sento una grande, mi sento una persona che fa una cosa incredibile, bellissimo. Poi diventa normale, però quell'inizio godiamocelo perché è divertente. Qualcuno ha fatto una domanda sull'endometriosi legata a stato infiammatorio? No, lo differenzio. Come stato infiammatorio intendo appunto candida e cistite o cose di questo tipo. Con endometriosi, ovaio policistico e fibromi, eccetera, entriamo in un altro tipo di stato infiammatorio che in realtà si interagisce bene con le uova, per cui sono ottime per questi tipi di stati. Peso non danneggia pavimento pelvico? Ottima domanda. Il peso danneggia pavimento pelvico se facciamo cose tipo andare a dormire con l'uovo. Vanno tanto di moda. Non si fa, soprattutto all'inizio evitare, perché costringete il pavimento pelvico a tenere dentro per 9, 8, 7 ore, quello che il tempo che dormite, qualcosa che non è abituata, non va bene tenerlo così tanto tempo all'inizio. Meglio iniziare gradualmente. E poi si danneggia il pavimento pelvico se non c'è consapevolezza. Io penso che nel momento in cui entriamo in controllo di quello che posso o non posso fare, diventa tutto possibile. Non si danneggia, ma si rinforza. Allora, c'è qualcuno che dice che usa le Yoni Eggs da 2 o 3 anni, però le succede che le blocchino la pipì. Allora, quando si blocca la pipì e non riesce a farla tutta, ci può essere una disfunzione del pavimento pelvico. Ti consiglio di interrompere la pratica delle uova, che non so esattamente come fai, e lavorare sul rilassare. Rilassamento è quello più importante, per cui espirare con la bocca ed espirare con la vagina. Rilassare e fare yoga nidra.
Trovate tante sessioni di yoga nidra gratuite sul nostro sito. In homepage ce ne sono 6 in italiano, negli audio ne trovate circa 16 in inglese. Approfittate, utilizzatele perché la vagina si deve rilassare, non deve solo fare, fare, fare. Quelle medie, quando si possono passare alle small? Si usano allo stesso modo? Sì, le uova più piccole danno più possibilità di movimento perché c'è più spazio, quindi si esplora di più. Sono consigliate a tutte le età, anche donne single ultra sessantenni, ma certo, non devi avere rapporti sessuali, puoi essere anche una suora e voler utilizzare le uova. Non lo diciamo al Papa, non c'è problema. Si possono usare sempre, in ogni circostanza. Nel momento in cui c'è un'apertura del canale vaginale, quindi si hanno avuti i primi rapporti sessuali, basta, si può far tutto, fino al momento prima in cui entriamo nella tomba o ci cremano. Tutto. Potrebbero esserci delle questioni di secchezza, per questo vi invito a utilizzare più olio, se serve, di cocco, di girasole, e la pinturina, per esempio, ottima. Quarzo, ma bucate, senza filo, sì. Non usate il filo. Il filo è bandito, se volete seguire il nostro sistema. Il filo solo se mai un giorno vorrete approfondire il discorso di vaginal weightlifting, o le pratiche taoiste del dragone, della tigre, dove la vagina prende e fa di tutto, tira, solleva pesi, spinge, ma non è la pratica preliminare, si fa dopo anni di esperienza, per cui il filo non serve. È più importante imparare a prendere e a dare consapevolmente all'inizio, perché tante di noi ancora non lo sanno fare quello. Allora, l'associazione del respiro al pavimento pelvico, in espirazione e espirazione, ha delle differenze. È una domanda molto complessa che richiede ore di pratica e respirazione questa, però io vi invito a rispondervi da sole e a provare. Provare a contrarre inspirando e aprire rilassando e viceversa, provare a contrarre espirando e aprire inspirando. Sono degli assetti energetici diversi, hanno funzioni diverse, una ritiene, l'altra dà di più, ma non per questo ce n'è una giusta. Sono entrambe giuste, possono essere usate in momenti diversi. L'esplorazione, soprattutto per le donne che hanno ancora le mestruazioni, che non sono in menopausa, è utile anche se la associate alle fasi del ciclo. Abbiamo quattro fasi del ciclo: follicolare, ovulatoria, luteale e mestruale. Soprattutto follicolare, ovulatoria e luteale. Fate prova ogni fase, cosa mi viene meglio, cosa mi dà più soddisfazione, che effetto mi fa respirare in un modo e respirare in un altro. Vedrete che ci sono delle differenziazioni energetiche di bisogni diversi nel corpo. La giada nefrite, sì, non ho parlato della giada, avete ragione, perché ne parlo sempre e oggi ho dimenticato. Allora, la giada è un minerale bellissimo, meraviglioso e molto caro economicamente, per cui se trovate un ovetto che costa 30-40 euro ed è di giada, non è giada. Fa schifo, non vi stanno prendendo in giro. A meno che, non so, lo prendete da una fonte molto verificata. Difficile comunque. Se avete la possibilità di accedere a della giada pura, è un ottimo minerale. È un minerale pesante, però ha uno peso specifico più alto rispetto agli altri, per cui le uova spesso sono più piccole. E per cominciare possono essere più pesanti, quindi magari meglio iniziare con qualcosa di peso diverso. Comunque è un minerale in generale che va bene per tutte le donne, per tutti i problemi, quindi è meraviglioso di fatto. Siti, acquisti, vi mandiamo tutto per email perché abbiamo la possibilità di facilitarvi l'acquisto attraverso delle produzioni etiche e familiari, non sfruttamenti e cose industriali. Acqua bollente no, non serve a disinfettare acqua bollente, no, non è necessario. Il sale, acqua e sale, piuttosto una medicina, tea tree oil. Allora, si può, ecco, questa è una domanda che in tante non fanno perché si vergognano, ma ogni tanto salta fuori. Si può avere l'orgasmo e fare l'amore con l'uovo dentro? Allora, io dico tante cose, ma poi ognuno fa quello che vuole, quindi siete libere di esplorare. Vedo che va di moda, vedo ogni tanto quando cerco immagini su Google, c'è l'immagine del pisello in vagina con uovo, cose, gente che mi dice, ah, che storia.
per me sono cose separate, cioè uno è la mia pratica spirituale, energetica, erotica, l'altro è la relazione con il mio partner e l'attivazione della mia vagina con un altro organo sessuale. Quindi preferisco separare, però non è vietato, ognuno può fare quello che vuole. Cristallo post-aborto, qualunque, va bene, l'aborto, amore, grazie che l'hai detto, un momento importantissimo per guarire, un momento fondamentale per fare questo tipo di pratica, perché abbiamo delle memorie pesanti, abbiamo un trauma in corso o passato, abbiamo avuto l'invasione del nostro corpo, abbiamo perso, quindi c'è un lutto, c'è tutta questa roba. Lascerei passare anche qua 40 giorni, come nel parto, perché aborto e parto sono la stessa cosa, ma uno è chiaro e l'altro è scuro. E poi puoi seguire il tuo istinto, seguire le indicazioni che ho dato nei colori, oppure farti consigliare da un esperto, quindi affidarti a un insegnante. Noi vogliamo formare insegnanti anche per questo, perché io non ho la forza di seguire one to one così tante persone più. Ho voglia invece di avere un mandala, una network di insegnanti formate con il nostro metodo che a loro volta possono condividere nei loro cerchi di donne, nei loro classi, nei loro ambiti, nel loro giro di amiche, sorelle e consigliare, perché quando si è un'insegnante certificata lunaria si impara a diagnosticare anche, si impara a connettere con il consiglio. Chi mi dice che tiene le uova 5-6 ore così? No, non è, se non sei consapevole, meglio di no. Devi essere consapevole quando la usi. Una per volta, le piccole. Le piccole si possono usare anche tre alla volta, dipende da quanto sono piccole e come le usiamo. Le antiche concubine cinesi avevano tre ovette, piccoline così, con un numerino, c'era numero 1, numero 2, numero 3. Mettevano dentro prima il 3, poi il 2, poi l'1. E poi giravano, alchemizzavano, muovevano e le espellevano prima il 3, poi il 2, poi l'1, al contrario. Per cui muovevano, imparavano a muovere dentro di sé come la muscolatura della mano può muovere degli oggetti, anche la vagina può farlo. Ma non comincerei con questo. La mia esperienza personale perché ho iniziato, oh tesoro, quali benefici ho riscontrato? Siamo in ritardo, Dio, siamo già 10 minuti in ritardo. Do un'occhiata veloce. La mia esperienza generale è di grande beneficio, guarigione di tante delle mie ferite, orgasmicità, benessere e incontrare la mia realtà. Perché quando pratico con le uova vado dentro una dimensione di totale verità. Non ci sono più bugie, perché sei nel buio della vagina, dell'utero, non c'è il chiacchiericcio mentale, viene fuori tutto quello che nascondi. Quindi è veramente molto potente. Do un'occhiata a queste ultime domande e poi chiudiamo, ragazze. Vedi, c'è chi condivide esperienze di ossidiana in mano tenuta per 15 minuti e che non ha potuto dormire perché era troppo forte come cristallo. Condivido che l'ossidiana può essere un po' too much all'inizio, non è per tutte. Quelle che sono più adatte sono la verde, è sempre adatta per tutte, anche il quarzo rosa può andare bene, un po' più light. Le altre vanno utilizzate a seconda dell'interesse e della possibilità. Un libro interessante, lo sto scrivendo, arriva. Cristalli giusti per me e il mio percorso. Ti invito a riascoltare questa masterclass, a partecipare al corso di formazione, oppure aspettare che ci siano insegnanti nel tuo territorio che ti aiutino e ti supportino da vicino. Se tutto questo non è sufficiente, puoi sempre contattarci e scriverci a info@lunariainstitute.org. Siete benvenute a fare ulteriori domande anche via mail. Mi spiace avere un tempo così ridotto. Non mi immaginavo ci sarebbe stata così tanta partecipazione. Io pensavo 10-15 persone, invece 90 iscritti. E allora dici, ok, c'è un bisogno. C'è un bisogno. Allora, se non ci sono altre domande, io chiudo la registrazione così ci possiamo salutare. Ultimissima, chi mi dice qua dei prolassi e guarire? Sì, prevenzione dei prolassi perché la muscolatura diventa forte. Le tre sorelle, pipì, cacca e vagina e mezzo, diventano fortissime. Chiudo la registrazione, ringrazio tutte. A presto.